Cari amici, oggi è giorno di Pasqua, sono ovviamente con la mia Freca Twin che fa parte della mia famiglia, è una parte di me e guardate dove siamo, a Fossano. Quello davanti a me è il Monviso, la montagna che amo di più, che ho scalato quando avevo circa 20 anni. Alta quasi 4000 metri, oggi vi porterò fino ai piedi del Re di Pietra, a Pian della Regina, guardate, giornata incredibile, si vede tutta la catena montuosa delle Alpi, quindi andiamo con la moto, go! Questa settimana subito dopo Pasquetta andrò a montare tutti gli accessori, givi, borse laterali, top case, paramotore e credo anche la cassetta di attrezzi e borsa serbatoio. Subito dopo, sabato, effettuerò il primo tagliando alla Freca Twin da Moto Macchion, dal Beppe, quindi vi aspetto in concessionaria tutto sabato mattina. Porterò gli scaldacollo personalizzati da Favri Rock che potrete acquistare in supporto ai miei viaggi. Sto lavorando al progetto Africa, mi rendo conto che è un'impresa davvero davvero difficile e che dovrò fare delle mie insicurezze un punto di forza. Questo poi è il bello dei motoviaggi, la crescita che ne consegue, perché è indispensabile, obbligatorio far diventare ogni punto debole un punto di forza. Non bisogna partire con le insicurezze di qualcosa che non si sa fare, bisogna capire quello che non si sa, sapere di non sapere e agire di conseguenza. Il progetto Africa, volevo sottolineare che è particolarmente difficile, vedo che molti di voi non hanno ben compreso la differenza del viaggio che molti viaggiatori hanno già effettuato in Africa, anche molti youtuber viaggiatrici che però non hanno percorso la parte occidentale dell'Africa, Western Africa, ma bensì la parte orientale, che presenta assolutamente difficoltà inferiori sia burocratiche che delle stesse strade, che sono molto più semplici e in condizioni migliori. Lo stesso Marcello Angrana, percorso con la Golding, ovviamente con grandi difficoltà, con la Golding, con una moto stradale, l'Africa orientale, ma non il viaggio che intendo fare io, non il viaggio che ha fatto Rosario Sala, non il viaggio che ha fatto Franco Vallatore. Loro hanno percorso l'Africa occidentale, in realtà Franco Vallatore e anche Rosario Sala hanno fatto entrambi i viaggi. Quindi il mio obiettivo è di percorrere la parte più difficoltosa dell'Africa, la parte occidentale, perché stati come la Nigeria, il Camerun, il Gabon e il Congo hanno difficoltà veramente a livello stradale e anche pericolosità a livello militare, perché ci sono dei fermenti, gruppi armati e quindi problemi politici anche. E qui dal cuore di Saluzzo, dal centro di questa cittadina piemontese, ci dirigiamo verso il Monviso, verso la valle del Po, proprio dove nasce il fiume Po. Il Monviso nella sua bellezza comincia a spuntare qui davanti. Sono anche fortunato perché oggi è una giornata senza una nuvola. Questa è una strada di montagna a tutti gli effetti, quindi è ricca di curve e assolutamente divertente per ogni tipo di moto. Vi consiglio di visitare questi posti se volete campeggiare, guardate con voi una tenda, tutto l'occorrente, vedete che iniziano i tornanti di montagna, quindi è una bella occasione per provare la mia Africona. Qui ci troviamo a Crisolo, comune del Parco del Monviso. Presto saremo a Fondo Valle, manca davvero poco, solo 7 km. Bene ragazzi, ci siamo. Siamo a Pian della Regina, a sinistra vedete il grande Re di Pietra, il Monviso. Andiamo fino alla fine della strada dove c'è il bar e il ristorante. Il Monviso ovviamente è innevato, guardate com'è maestoso e imponente, la fortuna di vederlo oggi con questo cielo libero da ogni nuvola. Eccoci qua, la baita della Polenta. Ok, Chuck si gira, adesso scendiamo fino a dove nasce il Po. Portiamo la Africona
fino a valle, proprio dove nasce il Po. Eccolo qui ragazzi, il Po è davanti al Monviso. Questo è praticamente il primo giro con l'Africa Twin, con la Pantera Nera. Qui c'è uno spartineve. Ed eccolo qui ragazzi, di fronte a me, il fiume Po. Adesso andiamo a toccare il fiume, l'acqua pura del Monviso, del fiume Po, che nasce proprio qui e scende a valle. Bellissimo. Sto godendo pienamente il sole di questa bellissima giornata, altrettanto qui abbronza parecchio perché siamo in altitudine, in montagna, il sole è molto forte. Già adesso che siamo ad aprile, guardatelo qua, Re di Pietra. Ricordo benissimo quando salì lassù nel 2007, era completamente innevato, era circa la fine di giugno, completamente salito con i ramponi perché era comunque una montagna semplice da salire, la via normale, però comunque presenta le difficoltà dell'alta montagna, quindi non è da sottovalutare, perché un incidente in alta montagna può avvenire da un momento all'altro, quindi mai sottovalutare la montagna, sempre rispettare la montagna. Qui c'è l'Africona, che è una moto incredibile, sto scoprendo di giorno in giorno e sono sempre più contento perché mi permette di fare le cose che non potevo fare prima con la Goldwing, è molto agile e scattante. Immortaliamo anche l'Africa Twin con alle spalle del Monviso. Ieri ho dato una tiratina alla catena. Vedo che molti di voi sono terrorizzati, preoccupati dalla questione della catena. Forse per questo che molti scelgono la trasmissione cardanica, quindi moto con appunto il cardano. Vediamo che comunque è molto semplice, perché basta comunque allentare il bullone centrale, i registri, quindi questo qui è il controdado e questa qui è la vite che regola, quindi che spinge indietro tutto il mozzo. Semplicemente basta svitare appunto il dado centrale, il controdado, e poi dopo fare ovviamente questa operazione da entrambe le parti, poi dopo con questa vite di registro si spinge indietro il registro, quindi la catena si tende. L'importante è che la regolazione sia la stessa da entrambe le parti, ma con un calibro si può misurare questa distanza e quindi renderla uguale. Non tirate troppo la catena, comunque deve avere un buon gioco. Qui c'è scritto comunque sul libretto di manutenzione, usa manutenzione e provate anche diciamo la tensione della catena con il vostro peso, quindi quando vi sedete in sella. Meglio un po' molla che troppo tirata la catena. Non ho sciatto cardano perché voglio vedere che cosa succede, non voglio che sia tutto nascosto lì dentro e poi comunque la catena è più per l'off-road al 100%, quindi per i miei progetti ci voleva una moto assolutamente così, anche perché in caso di riparazioni con la catena ne vieni fuori, col cardano no. E anche lubrificare, pulire la catena fa parte della cura della moto. Chi effettua viaggi di un certo tipo deve essere in grado di mettere le mani sulla moto, almeno cambiare, tirare giù una gomma, tirare giù una ruota, e saper fare un tagliando, almeno un cambio dell'olio, insomma saper cambiare un fusibile, sono le cose che bisogna saper fare. Eccola qui l'Africa Twin, stupenda, sono contentissimo del colore. Mancano pochi giorni, andremo da Givi, monteremo tutte le protezioni della carenatura, il paramotore, borse laterali, top case, borsa serbatoio. Quindi seguitemi perché a fine mese partirò per il mio ultimo caffè della stagione, perché poi effettuerò soltanto viaggi non a scopo solo di andare a prendere un caffè, sarà il caffè più impegnativo. Andrò a Capo Nord solo per il gusto di un caffè, ebbene sì, cercherò di raggiungere il Capo Nord in tempi, tra virgolette, record, nel più breve tempo possibile, per andare dalla sfera di Capo Nord con una tazzina e dire il caffè più a nord con l'Africona.
Sarà un'occasione per vedere che cosa succede lungo i confini e anche per vedere la comodità e quali sono i limiti di questa moto in un viaggio così, tanti chilometri, saranno quasi 9-10.000 chilometri solo per un caffè. E adesso riprendo posizione perché sto andando a rilassarmi qui in questa giornata fantastica a Pian della Regina, ai piedi del Monviso, Re di Pietra, dove nasce il Po. Qui la mia giacca Clover, che oggi è anche il mio letto. Ragazzi, iscrivetevi al canale e supportatemi, se vi fa piacere, supportatemi i viaggi con la donazione PayPal. Venite qui nelle valli del Monviso perché merita veramente tanto. Da là inizia il sentiero che sale su fino al rifugio Quintino Sella, che è anche un punto di appoggio per le ascese del Monviso. Questa è la parete nord, canale Coligge, molto impegnativa, ma non è impossibile per gli alpinisti. Ciao ragazzi.